Gioca bene, reagisce allo svantaggio e coglie una splendida vittoria contro la Juve. L'Inter ha cancellato la figuraccia europea e ora torna a pensare in grande. Dopo il pari in Champions col Siviglia, il KO della Juve contro l'Inter getta dei dubbi sulle scelte di Allegri, da Higuain in panchina a Pjanic regista. Terza sconfitta di fila per il Manchester United, dopo il KO con City e Feyenoord, ieri è arrivato quello contro il Watford di Mazzarri. Mourinho se la prende con gli arbitri, ma la sua squadra non decolla. Buonasera a tutti, benvenuti ad una nuova edizione del TMV News con l'Inter in primo piano, reduce dalla figuraccia europea contro l'Hapoel Beersheba, è riuscita a riscattarsi, è riuscita a riprendere il volo in campionato, tra l'altro con una splendida vittoria contro la Juventus, e ne parleremo qui in studio con dei super ospiti, a partire da Alberto Di Chiara. Ciao Alberto. Ciao, ciao a tutti. Benvenuto. E Niccolò Ceccarini, che oltre all'analisi sul campionato magari ci regalerà anche qualche perla di mercato. Sempre a disposizione, quando si parla di mercato, diciamo, siamo sempre pronti a dare qualche notizia e poi naturalmente parleremo, però la domanda, diciamo, sul mercato fammela dopo, dai. Sì, sì, certo, gli argomenti, perché, diciamo, comunque, poi... volevi già lanciare una punta, aspettiamo, non creiamo la suspense. Ce l'ha sempre sulla punta della lingua. Ero già partito, sì. Eri già partito, sì, con una serie di bombe di mercato, quindi tientele per te per adesso, perché poi ce le regalerai anche a noi. Volevo sentire da Alberto Di Chiara a proposito della vittoria dell'Inter contro la Juventus, se ti aspettavi una riscossa di questo genere da parte dei nerazzurri, perché insomma, dopo quello che era successo giovedì in Europa League, era difficile poter pensare ad una reazione di questo genere. Si pensava sì ad un tentativo di riscatto da parte della squadra di De Boer, però probabilmente non in questi termini, o forse la Juventus è stata troppo remissiva. Diciamo un po' tutto. L'Inter ha fatto veramente una... sta vivendo un momento particolare di... e probabilmente si sta evolvendo, perché l'Inter con questo cambio societario che ha condizionato tutti ha mandato via Mancini forse con troppo ritardo, quindi tutto quanto sta nascendo un pochino in ritardo nell'Inter. Importante che appunto le cose si evolvano, se no credo che se l'Inter era quella appunto vista soprattutto con la squadra israeliana e anche in parte con quella con la vittoria fortunosa, diciamo così, tra virgolette, col Pescara, se non c'era appunto Icardi, che è in un momento di forma che sta trascinando la squadra, probabilmente staremmo parlando di un'altra situazione. Affrontato anche, come hai detto giustamente tu, una Juventus non al massimo, una squadra che ancora non si capisce appunto se certe volte Allegri lo fa perché per una questione fisica, per gestire un gruppo insomma di grandi giocatori in una certa maniera, ma tenere fuori in questo momento Higuain, poi ne parleremo nello specifico delle mosse di Allegri, sì, può essere stato quello anche un dato a favore dell'Inter. Ecco, tornando all'Inter, volevo sentire anche Niccolò Ceccarini a proposito delle scelte di De Boer, dell'impostazione della squadra da parte del tecnico olandese. Si è parlato molto anche sempre per la partita di ieri della posizione di João Mario, che è capace sì di spingersi in avanti e di sdoppiarsi in una sorta di ruolo anche di mediano, ma poi lo ritroviamo anche in posizione più avanzata. Guarda, João Mario è assolutamente un grande talento, insomma l'Inter l'ha preso anche perché poteva fare nel 4-2-3-1 anche il giocatore dietro la prima punta, e comunque sia lui a centrocampo può ricoprire molti ruoli, forse non è proprio un regista, questo è l'unico nel quale diciamo il ruolo può far fatica, però secondo me è stato un grande acquisto. Poi io sono sempre dell'idea che quando hai Icardi parti già con una situazione di vantaggio, perché lui al primo pallone giocabile riesce quasi sempre a rendersi pericoloso, tanto più che l'Inter ha praticamente già raggiunto l'accordo per il rinnovo di Icardi, e qui arriviamo al discorso del calciomercato, contratto fino al 2021, raddoppio dell'ingaggio, e con ogni probabilità gli verrà messa una clausola che sarà valida solo per l'estero. Quindi insomma questo anche aiuta lo stesso giocatore a sentirsi più tranquillo, più sereno, più carico. Comunque l'Inter non l'ha mai negato, cioè Icardi, cioè l'Inter ha sempre detto a Maurito: stai tranquillo che noi ti adeguiamo e ti allunghiamo il contratto e ti facciamo quello che vuoi tu a livello economico, ti veniamo incontro alle esigenze. Era il momento che l'Inter non condivideva, cioè ad agosto, tu sai meglio di me con tutta la storia, certo. Quando è andato via Higuain alla Juventus, Icardi comunque si era un obiettivo del Napoli, ecco l'Inter lì probabilmente è rimasta un po' infastidita da questo grande movimento su Icardi, e pur avendo promesso al giocatore che comunque gli avrebbe fatto il contratto vicino alle sue richieste, chiedeva solamente un po' di pazienza. Insomma, invece lì, in quel momento lì, c'è stato il Napoli, i vari incontri, no? La moglie, tutto quanto, che comunque si hanno parlato con il Napoli. Quello forse, diciamo, ha dato un po' di fastidio all'Inter. Poi per il resto comunque l'idea era quella di rinnovare il contratto. Poi riprenderemo anche altri temi di mercato con Niccolò Ceccarini, però ad Alberto Di Chiara volevo sentire se a questo punto si può parlare di un Inter in grado di puntare allo scudetto. È ancora troppo presto, bisognerà verificare la squadra dal punto di vista della continuità, perché poi comunque, come ha detto De Boer, il campionato si vince anche contro le piccole.
con le medio piccole. Ma bisogna vincerle tutte per vincere il campionato, non so come ha fatto la Juventus l'anno scorso per riprendersi. No, è presto per dire tutto, sai, sa che nel calcio nel bene o nel male si passa già a giudizi positivi a giudizi negativi nell'arco di una partita. Deve valere, non deve essere preso in considerazione per le cose brutte come per le cose belle. L'Inter ha reagito finalmente, perché fino adesso aveva dimostrato tutto il contrario, non aveva mai dimostrato, sembrava una masnada di giocatori presi, pagati anche in maniera cara, forse anche un pochino sopravvalutati. Non sembrava una squadra, insomma, ancora. Messi in campo con un allenatore che ancora doveva, io ho fatto una battuta, no, che diceva una battuta che De Boer ha dichiarato, ma dovete avere pazienza perché anche Roma non è stata fatta in un giorno. Io ho detto, somiglia più che alla ricostruzione di Roma, sembra più alla metropolitana di Napoli che sembra che è un lavoro in corso che non finisce mai, e l'Inter sembrava più quello nel momento in cui non era abbinata al risultato e al gioco, perché obiettivamente fino alla partita con la Juventus l'Inter fino adesso ha fatto pena, insomma, sotto questo aspetto. La reazione con la Juventus, non vorrei, per l'Inter speriamo di no, che contro la Juventus sia stata, dici, la partita dell'anno, e quindi la reazione di una squadra, l'orgoglio di giocatori anche, insomma, di bravi a livello tecnico, che hanno reagito a una situazione che contro gli squadre italiane si era toccato praticamente. Comunque, Alberto, in questa squadra c'è una grande certezza, che è Icardi. Cioè, Icardi nei momenti bui, nei momenti belli, è una certezza. Io ho sempre contestato il fatto di essere per il comportamento fuori da campo, moglie, non moglie, tutte le situazioni gestite che fanno parte di una cosa, che forse la fascia da capitano è un pochino troppo, non tanto per il valore del giocatore a livello tecnico, ma per quanto riguarda il discorso morale, lì non dimentichiamoci che capitano. Comunque anche per l'appartenenza più o meno lunga da Picchi a Mazzola, a Bergomi, giocatori che hanno fatto simboli, stesso Zanetti, certo. per citare l'ultimo. Allora, al di là di questo, senza dubbio Icardi è l'uomo decisivo, soprattutto in questo momento è il giocatore che a livello offensivo, anche a livello italiano, proprio nel campionato italiano, ma anche a livello sicuramente anche internazionale, è un giocatore che fa la differenza. E poi, insomma, probabilmente col tempo potrà diventare anche più uomo squadra, insomma, almeno a giudicare la partita di ieri, è diventato anche più partecipe alla manovra della squadra. Bisogna vedere se rimane un fatto isolato oppure se darà. Oltre a quello deve essere anche un capitano. Come deve essere anche un uomo spogliatoio, un uomo che fa collant all'interno dello spogliatoio. E quindi, però, non conoscendo la serie né personalmente né, quindi non posso dare né un giudizio sotto questo aspetto. Altre pillole di mercato legate all'Inter con Niccolò Ceccarini, a partire da Ausilio, resterà lì? Sì, Ausilio ha già l'accordo, è già tutto fatto, accordo fino al 2019 per il rinnovo del contratto, verrà ufficializzato a breve, insomma Ausilio resta alla guida della società. Ora non so quali possono essere, diciamo, anche altre manovre su Gardini, che anche lui no, ha il contratto che probabilmente gli verrà allungato, però insomma comunque sia Pier Ausilio, che è stato anche uno dei promotori importanti dell'ultimo mercato, se non diciamo uno degli artisti anche di certe operazioni, per esempio, insomma, ricorderete tutto anche la vicenda Candreva, questo tiramolla lunghissimo, eccetera. Ecco, Ausilio rinnoverà il contratto, verrà ufficializzato fino al 2019. Mirabelli è in pratica, lo possiamo già dire, il nuovo direttore sportivo del Milan, e andrà anche D'Ottavio come capo scouting. D'Ottavio, che comunque ha lavorato anche con Mirabelli al Sunderland, è stato ex capo scouting anche del Torino, quindi comunque sia una figura che verrà inserita nel Milan. E il ruolo di Mirabelli all'Inter da chi verrà ricoperto? Ecco, questa è una bella domanda. A questa domanda ancora non ti so rispondere, infatti ci sto lavorando, però questa domanda ancora non... Quindi non puoi lanciare nessun nome? Non posso lanciare nessun nome, devo cercare di capire se a questo punto, sai... Voglio dire, il rapporto Mirabelli-Ausilio è un rapporto molto intenso, insomma, voglio dire, lavoravano molto insieme, quindi comunque sia sostituire anche la figura di Mirabelli probabilmente sarà un nome che farà Ausilio, immagino. La Juventus adesso, così apriamo il capitolo dedicato ai bianconeri, avevi accennato poco fa, Alberto, ai dubbi legati alle scelte di formazione da parte di Allegri che ha lasciato in panchina almeno inizialmente Higuain, e quindi si sono scatenate grandi discussioni intorno a questa mossa di Allegri, considerato che questo giocatore, sia pur magari ancora non al top della forma fisica, è comunque un giocatore che è costato 90 milioni e lo tiene in panchina. No, che dire, lì bisogna soltanto conoscere un pochino le... Fiorenza Allegri, non gli si può dire che non abbia gestito bene il gruppo Juventus, quindi ha azzeccato sempre le mosse, perché ha ottenuto soprattutto i risultati che sono quelli che contano. Per quanto riguarda questo, sì, lascia un po' perplesso il fatto, soprattutto al di là di Higuain, anche lo stesso Pjanic, che è un giocatore che ti manca il giocatore che ti possa fare da raccordo con l'attacco, un giocatore di qualità a livello tecnico.
Hai preso Pjanic proprio per questo, perché mancando anche un giocatore che non è forse non è Pjanic come Marchisio, che è uno che però si inserisce a livello realizzativo, si è andato via Pogba. Insomma, in mezzo al campo hai dei giocatori più di quantità in questo momento che di qualità, quindi il fatto di tenerlo, a meno che non ci siano problemi fisici o cose di questo genere, ti lascia, cioè si fa delle domande, no? Quindi poi magari vincevi con l'Inter, no, queste domande non te le faccio, cioè, tanto si sente sempre dal risultato. Sì, però comunque la Juventus arriva anche dal pareggio in Champions League con il Siviglia, anche quello sono non ha, diciamo, poteva anche lì, è stato anche un pochino sfortunato, ma diciamo che la Juventus non sta brillando e quindi di conseguenza l'Inter ha approfittato anche di questo, al di là della bella partita e forse della prestazione che è andata come una finale per l'Inter in questo momento qui, perché doveva reagire assolutamente. Perdere in casa ancora anche con la Juventus dopo la sconfitta con gli israeliani diventava veramente pesante da gestire a livello psicologico. Quindi io penso che insomma la Allegri probabilmente avrà fatto delle valutazioni che non sono risultate. Però Lorenzo, io volevo fare una considerazione. Sì, anche no? Su Pjanic ti voglio sentire sì, il tuo parere. No, io insomma, velocemente sul trio d'attacco della Juve. No? È normale che se tu hai Mandzukic, Higuain e Dybala, uno sta fuori. Cioè, quindi allora se no si fa sempre polemica tutte le volte, perché sì. Si sta parlando di tre top. Cioè Dybala per me diventerà un fenomeno. Higuain, il giocatore è stato pagato 90 milioni di euro, e Mandzukic l'anno scorso comunque era uno dei giocatori più importanti della Juventus e lo è tuttora, per cui era già reduce da due panchine Mandzukic, ha deciso di far giocare Mandzukic, secondo me è la logica del turnover, poi magari segna Mandzukic, di cosa parliamo, cioè, quindi non è facile anche gestire tre stelle là davanti, quindi una va sempre in panchina e quindi il turnover è quello. Su Pjanic, ecco, io Pjanic credo che debba giocare però più avanzato, cioè il ruolo di Pjanic deve stare in appoggio, diciamo centrocampista Allegri offensivo. Allegri sostiene che possa diventare un grande regista. Secondo te non è così? Insomma. No, io non ho allenato assolutamente in Serie A e neanche nelle categorie inferiori, per cui figurati, io quello che dice Allegri, sicuramente se lui vede questa prospettiva è sicuramente un grande allenatore, per cui tanto di cappello, però ho visto la partita a Torino della Juventus e devo dirti che quando lui ha messo Alex Sandro a sinistra e contemporaneamente ha inserito Pjanic, se non vado errato, per Asamoah, la squadra si è trasformata, perché comunque Pjanic spingeva di più, giocava in una posizione più avanzata, probabilmente un giorno lo diventerà. Al momento mi sembra che Pjanic faccia più fatica lui a stare più dietro, perché secondo me è un giocatore che deve stare a centrocampo in su, ecco. Tanto Alberto dichiara ricercatissimo al telefono. Sì, no, ero io che lo sto chiamando per dirgli se sei d'accordo, Alberto, rispondi. Sì, ormai è tutto così. Certo, ormai ci punto, non ci si guarda più neanche. Ti ho appena mandato un WhatsApp, volevo dire, quindi vabbè. Infatti l'ho ricevuto. Per concludere il discorso sulla Juventus, volevo sentire da parte tua, Alberto, conoscendo anche gli umori di una squadra, che cosa si prova magari anche a dover gestire un doppio binario, nel caso della Juventus, nel senso che comunque la Juventus è abituata a gestire certe pressioni, però probabilmente quest'anno la Juventus tiene maggiormente all'obiettivo Champions, e quindi ti chiedo se probabilmente secondo te la Juventus non possa essere un po' distratta in campionato. Questo discorso era stato affrontato anche proprio prima dell'inizio della stagione. Ma forse sì, nel senso che è chiaro che la Juventus quest'anno punta i punti sicuramente alla Champions come obiettivo principale, insomma a 5 anni che vince lo scudetto, insomma a un certo punto ti viene anche a noia sotto questo aspetto qui, no, a parte tutto il campionato sarà sempre un discorso molto importante, però chiaramente le priorità inevitabilmente, anche per quanto possa uno ci possa lavorare a livello psicologico, fanno sì che il pensiero ti va in primis alla Champions League, quindi la gestione, tutte le forze migliori cerchi di farle sviluppare in quel settore. Secondo me il turnover, io per quello che posso averci anche i più grandi giocatori del mondo, questa è una mia considerazione personale, io non lo farei quasi mai, nel senso io faccio giocare, cioè ho 20 giocatori in questo momento, io faccio giocare gli 11 che stanno meglio. In questo momento se Higuain mi garantisce 3 gol a partita, faccio giocare Higuain. Poi al momento in cui vedo che Higuain è in un momento di flessione, e reputo che Higuain sia il giocatore che per quello che posso vederne, al di là del prezzo, non basta che faccio una questione di prezzo, ma il giocatore che in questo momento mi garantisce... Sono un turnover ragionato e non comunque all'inizio della stagione. Sì, io farei sempre giocare i migliori 11, che sia che giocavano contro l'Empoli che contro il Manchester United, con tutto il rispetto chiaramente per l'Empoli e per il Manchester United.
In questo momento il Napoli testa alla classifica, insomma non è che quest'anno può essere davvero la grande stagione dei partenopei, siamo ancora agli inizi, però insomma con la Juventus che potrebbe essere, come dicevamo, in qualche modo condizionata dalla Champions, potrebbe esserci maggiore spazio per il Napoli. Ma guarda, tutti no parlano di Higuaín e della partenza di Higuaín, sì, a Napoli, però io Napoli credo che probabilmente ha trovato l'erede con Milik. Sì, assolutamente sì, e Higuaín è un campione, inutile stare a nascondersi, quindi è stata una perdita importante, è arrivato Milik che probabilmente un campione lo diventerà, ma è un giocatore che a mio avviso è molto bravo perché può fare sia la prima che la seconda punta, però secondo me il vero fenomeno in panchina ce l'ha il Napoli, il vero fenomeno ce l'ha in panchina ed è Maurizio Sarri, perché io credo che Maurizio Sarri sia veramente un fuoriclasse in quel settore lì, proprio come allenatore, ha fatto tantissima gavetta e credo che ora stia dimostrando tutto il suo valore, cioè secondo me la vera anima, la vera forza del Napoli è il gioco che Maurizio Sarri ha saputo dare a questa squadra, perché l'anno scorso ha rivitalizzato totalmente Higuaín, che ti ricordi insomma nell'ultimo periodo non, sì, sì, era sempre con poco devo sorriso. Lui gli attaccanti fanno sempre tanti gol. Adesso poi anche l'anno scorso il Napoli segnava tanto, solo centrava su Higuaín. Quest'anno hanno deciso, cioè, di fare un gioco leggermente diverso, sapendo che non c'è Higuaín, ma c'è Milik, c'è Gabbiadini e segnano Hayekon, sì, segna Mertens, segna Insigne. L'unica cosa che fa un pochino poi pensare è il fatto che per la vittoria finale, no, di uno scudetto, che qui appunto il Napoli è candidato come lo era l'anno scorso. Sì. È che se uno riesce a dire, che si parla, no, del fatto che Sarri, al di là dei suoi meriti, se ha, l'anno scorso con un Higuaín che ha fatto 36 gol, no? Sì, sì. E che la Juventus ti ha dato 12 punti di vantaggio, non hai vinto lo scudetto. Certo. Non so quanto riesce a dire. No, sì, il Juventus l'anno scorso. Sì, quella l'anno scorso era un'occasione clamorosa. Sì. Prima comunque Alberto parlavi del Manchester United, sì, che è in crisi, insomma si è aperta la crisi per la squadra di Mourinho, perché tre vittorie consecutive, tra l'altro ieri il terzo KO è arrivato proprio contro il Watford di Mazzarri. Dunque apriamo anche questo capitolo, che comunque fa sensazione, perché Manchester ha speso tantissimo nel corso dell'estate per rinforzare la squadra e sta incontrando parecchie difficoltà. Andiamo dunque in redazione da Ivan Cardia per fare il punto della situazione sul Manchester United. Buonasera Lorenzo, Ose let's rip, o more misery for more. Non sono parole a caso, ma sono i titoli di due quotidiani britannici di oggi. Il riferimento è chiaro, è Jose Mourinho, allenatore del Manchester United, che è uscito sconfitto, un po' a sorpresa, dal confronto con Walter Mazzarri con il suo Watford. 3-1, i Red Devils incassano la terza sconfitta consecutiva, dopo quella subita dal Manchester City nel derby e quella in Europa League dal Feyenoord, e Jose Mourinho è sotto discussione, non è più lo special one che i tifosi di Old Trafford si attendevano. In discussione c'è anche il ruolo di Paul Pogba, che il tecnico portoghese impiega in maniera forse non proprio consona alle sue caratteristiche, in un 4-2-3-1 in cui il polpo gioca un po' troppo dietro, non ha tanto spazio e viene criticato anche per qualche errore di troppo. Adesso ci sarà l'occasione per ripartire, c'è in settimana l'incontro col Northampton Town, valido per la Coppa di Lega inglese, poi nel weekend la sfida al Leicester di Claudio Ranieri, campione in carica di Premier League. Però c'è un Manchester che sorride ed è quello di Pep Guardiola, del City, il più acerrimo rivale anche da un punto di vista di modo di intendere il calcio di Jose Mourinho, e c'è un Manchester che non sorride, lo United di Jose Mourinho, che incassa tre sconfitte consecutive e ora cerca di tornare special come conosciamo il portoghese. Linea a voi. Grazie a Ivan Cardia. Allora, Niccolò Ceccarini, sorpreso di questo avvio in salita da parte del Manchester United, e quali sono le pillole di mercato legate all'Inghilterra, legate ai giocatori italiani? Ma guarda, sinceramente sono un po' sorpreso, soprattutto la sconfitta in Europa League, ecco, voglio dire, perché la Premier League, sai, ora il Manchester United viene considerata proprio una delle squadre da battere, quindi quando affronti il Manchester United, secondo me qualcuno dà sempre, cioè le squadre avversarie hanno sempre qualcosa in più. Ma io credo che insomma il Manchester, sai, se parliamo del mercato del Manchester United, insomma, ha preso tutto quello che poteva prendere, ha preso Mkhitaryan, ha preso Ibrahimovic, ha preso Pogba, insomma i giocatori li hanno presi, insomma, tanto per rimanere su quelli più importanti. Io credo che un po' di tempo ci voglia ancora, e non, se non la sblocca Ibrahimovic in questa fase della stagione, diventa un po' difficile per il Manchester United segnare. Però insomma, Mourinho, se lo vuoi criticare si può anche criticare, però insomma ha vinto tantissimo, però non sarà semplicissimo, ecco, non sarà un'avventura semplice quella di Mourinho, anche perché comunque risollevare il Manchester United ora c'è proprio bisogno, sono diversi anni che il Manchester fa tanta fatica, no? E quindi ora non basta solo la sua personalità, servono anche i risultati, però io sono abbastanza fiducioso e in sono 20 secondi per Mazzarri, l'ultima, sì, pillola di mercato in generale, sono uscendo dall'Inghilterra.
Su cosa di preciso? Perché quello, così che vuoi, poi, quello che vuoi, quello che vuoi, mercato, quello che vuoi. Io credo vuoi regalare. Che ti voglio regalare sull'Inghilterra. Secondo me il Chelsea a gennaio proverà a prendere un altro difensore. C'è anche un nome? No, ancora no, però ho saputo che potrebbero andare a cercare un altro difensore, un difensore centrale. Va bene, allora ci lasciamo con questa pillola di mercato di Niccolò Ceccarini. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Grazie anche ad Alberto Di Chiara. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento di serata.